Robby, ho trovato un gioco che credo sia bellissimo! Dobbiamo mangiare la Nutella con sotto i pancake e sopra altra Nutella e sopra pancake! No, Robby, oggi non mangeremo ma cureremo i piedi di tutti i nostri pazienti! Un secondo, avevi detto che era un bel gioco! Dai, aiutiamo le persone, magari si sono fatte male! Dani, vuoi aiutare delle persone con i loro piedi? Sì! Ecco qua! No, i tuoi no! Mi ma spiace! Perché i miei no? Perché sono nella vita reale qui, invece sono soltanto... Guarda. È il gioco! Basta, iniziamo! Vabbè, scusami, tu non vuoi curare tutti i piedi allora? No, tutti tranne i tuoi! Allora... Che significa? No, ragazzi, ok, allora, se ci incontrate per strada dopo aver visto questo video, dato che vuole curare tutti quanti i piedi tranne che i miei, i vostri li vuole curare, quindi toglietevi le scarpe, i calzini e fate così e Dani curerà Robby, i vostri piedi. Hai lasciato... una puzza. Vabbè. Non è vero, lo stai facendo, lo sei allora, solo per il video. Guarda qui. Ma cos'ha? Non lo so, ma avevi detto che era un bel gioco, invece questa cosa fa abbastanza schifo. Allora, ha un po' dei calli, secondo me. Un po' dei calli? Ma quello aveva il piede che era fatto di legno, per quanto era duro. Allora, credo di essermi un po' pentita per quello che ho detto. Forse non è un bellissimo gioco. Cioè, è bello, ma non da vedere, in realtà. Ma hanno tutti sto problema. Ma che cosa? Dove camminano? Camminano, non lo so, sull'asfalto, per strada. Robby, noi ci dobbiamo occupare della loro pedicure. Sì, perché in inglese si dice pedicure. Ma voi avete mai avuto i piedi sotto che sono così tanto duri da sembrare di marmo? Scrivetelo nei commenti. Ma non penso, perché penso che manco una signora di 87 anni c'ha i piedi così duri. Beh, allora Robby, guarda, qui sono tutti gli strumenti che abbiamo, quindi possiamo utilizzarli. E abbiamo completato il primo giorno. Ci hanno dato un barattolo pieno di soldi per curare i piedi. Sì, e io direi di migliorare il nostro studio. Che così quindi... fa un po' schifo. Esatto, e magari possiamo mettere questa postazione qui. Ora però dobbiamo tornare a lavorare. Ma e questo paziente lo cura. Ma posso parlare pure io? Dimmi. Oh, sembra il lettino di un dentista, se ci fai caso, hai visto? Ah sì, in realtà sì, hai ragione. E ci provo io. Prendo queste pinzette. Che schifo, ma che cos'è un brufolo? Gli è uscito un brufolo con il pus sotto il piede, sai che dolore? Non lo so, ma cosa devo fare? Robby... Ah! Che schifo, che schifo! No, non riesco a vederlo, Dani, fa troppo schifo! Robby, ma... Okay. Ma cos'è un verme? Ok, ma... Ok, questo qui fa veramente schifo. Però vabbè, noi dovevamo fare anche questo nel nostro centro di bellezza. Ok, so qual è il lavoro che non voglio fare mai nella vita. Togliere i vermi dai piedi delle persone. Ragazzi, e voi curereste mai i piedi delle persone? Scrivetelo nei commenti. Allora, ora però dobbiamo fare un test del tampone. Beh, tu lo hai fatto, ce lo siamo fatti molti da soli. Ma perché... non era una clinica dei piedi? No, siamo la clinica di un po' tutto. Ah, facciamo anche il tampone. Prima me hai messo i piedi, hai messo le mani vicine ai piedi delle persone, adesso gliele metti in bocca a questo. Col verme. Beh, Robby, sono tutto fare io. Ma che schifo, se lo sapesse. Anche questo c'è il verme. No, no. Questo c'ha. C'ha il verme vicino al durone del piede. Esatto. E ovviamente immaginate a chi tocca pulire questo piede, a me, perché Robby gli fa schifo. No, ma a me fa schifo un po' tutto questo gioco, devo essere sincero. Sono stato costretto. Ragazzi, aiutatemi, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché sto sopportando questa tortura di vedere Dani che toglie cose dai piedi delle persone. Ma lo sai, Robby, che allora, per quanto mi faccia schifo, io volevo diventare una dottoressa. E quindi, diciamo, non mi fanno proprio tanto sì, senso. Dottoressa tu, che poi metti dove metti le mani tu, quelli morivano, poverini. Ma che dici? Ragazzi, se Dani vuole curarvi, non fatevi curare. Ma che cosa ha questo sulle dita? Ma ha cambiato sui pop Corn, ma sui carboni ardenti, ma cosa si fa la gente coi piedi? Credo che siano delle vesciche con sotto dei duroni. Delle vescicalli. Sì, Robby, che schifo. Oh, Dani, hai visto? Cosa? Qui dietro, hai visto cosa c'è? No. La tua voce che stai perdendo. Sì, ragazzi, dovete sapere che ho un po' di tosse e infatti ho questo.
questa voce qui. Quindi però... fino alle 8:30 di mattina parla normale. Poi alle 8:31 inizia a fare: ciao Robby, io sì. sono Danny. Sto diventando un uomo, ragazzi. Vabbè, che c'è? Ci sono anche un sacco di donne con la voce un po' profonda. Hai le ragione. Cantanti, quelle Wanna away. It's on me. Forse non faceva così la canzone, però. Ok, Robby, cosa compriamo? La postazione, qualcosa per l'arredamento o decorazione? No, 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 serve altra postazione, così possiamo curare sempre più gente. Alla fine le persone vengono nel nostro studio non per l'arredamento e le piante, ma per la nostra attrezzatura. Oh. Ok, questo non mi dovrebbe far tanto schifo, quindi sicuro, Robby? Li taglio l'unghia, porto via e guarda, ti faccio così. Io andrò via, quando torno voglio vedere tutto pulito, eh. Oh, ma io lo sapevo. Alla fine dovevo fare tutto da sola. Allora, devo disinfettare perché credo che abbia un po' di infezione e io sto continuando a perdere la voce, va bene? Iscrivetevi tutti al canale per supportarmi, perché sto facendo questo video con questa voce qui e non sapete la difficoltà che sto avendo. Allora, io credo di aver finito di curare questa persona, quindi va bene. A metà unghia però siamo riusciti a curarla. E dato che Robby non torna, e secondo me non tornerà mai più, io curerò il prossimo paziente. Anche questo ha tipo dei duroni. E guardate, cioè, ma io dico, ma questi secondo me sono un po' degli sportivi, perché utilizzano tantissimo i piedi e poi si fanno malissimo. Ai 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 ai. Per fortuna che i miei piedi non sono così. Dato che ci siamo, voglio mostrarvi non i miei piedi, ma dei calzini fantastici. Guardate. Guardate i miei calzini quanto sono belli. Non mette bene a fuoco, ma sono con le paperelle e sono bellissimi. Però adesso occupiamoci delle unghie di questa paziente, che guardate, ha tipo un'infezione e dobbiamo tirarla via. Quindi tiriamo e disinfettiamo. Perfetto. Beh, hai curato tutti i piedi? Certo, Robby, ho curato tutti i piedi. E tu mi spieghi perché hai... Mi spieghi perché ti sei messo un guanto? No, perché in realtà ero andato via perché era arrivato il corriere e mi ha portato dei nuovi guanti da portiere, quindi... Ok. Ti ho presa! Guarda! Ti ho presa! Aia! Sono un portiere, devo prendere le cose. Allora, Robby, abbiamo un VIP. Possiamo decidere se curarlo oppure no? Beh, io direi di no. Ok, va bene. Allora, guarda, si è arrabbiato con te? Oh, ma che ha questo? Adesso mi sa che gli devi riparare anche la gamba oltre che al piede. Si è fatta molto male. Cos'ha secondo te? Vabbè, è zoppica per questa cosa. Dai, ma abbiamo visto almeno 40 signori che hanno il verniciato. Sì, però aveva il doppio pus. Doppio? Perché doppio? Perché l'ho dovuto fare due volte. Quindi forse era molto molto grosso. Non lo so, basta che ci paga Dani. Poi per il resto possono fare quello che vogliono. Allora, questo non so che cosa sia, quindi... occupatene tu, perché io non voglio sapere che cos'è, guarda. Ma dovrei averlo anch'io sotto il piede, guarda, vuoi controllare un secondo? Cosa? No, Robby, non mostrarmi più il piede che mi fa schifo. Va bene. Comunque è dello stesso colore della tua maglietta, questa specie di macchia, eh. Allora, non so che cosa sia, poi ci sono... Ma tipo gli devo lavare i piedi. Cioè, sì. L'unica cosa che dovevo fare era lavargli i piedi. No, poi... Ma questa zozzona non si lavava i piedi, ecco perché c'aveva la macchia verde. Mamma mia, veramente disgustoso. Tu ti lavi i piedi? Quante volte al giorno ti lavi i piedi? 8! Ma nessuno si lava i piedi 8 volte al giorno, dai. No, però almeno una o due volte al giorno, sì. Sì, sta più tempo a lavarti i piedi, non a vivere. Sei un puzzone, da oggi ti chiamerò signor Puzzone. Esatto, mi chiami già signor Puzzone. Allora, mettiamo un bel tavolino. Signorina Cemina. Mettiamo un bel tavolino, ok, e anche un po' di decorazione. Sicuramente adesso con questo gattino riusciremo a curare molto meglio i pazienti. Sì, vediamo questa paziente cosa chiede. Mi scusi, mi può lavare i piedi e togliere il durone durrone? Sì, però io voglio qualcosa che sia più difficile da curare. Queste cose sono comunque semplici. Voi ci avete mai giocato a questo gioco? Fatemelo sapere. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché siamo sempre più vicini ai 100.000 iscritti. Ragazzi, a 101.715 iscritti, Dani in live mi laverà i piedi. Va bene, ci sto. Quindi se volete vedere questo evento, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Robby, guarda qui! Ma che cos'ha questo?
morto. Ha un'infezione di peli. Un'infestazione. Dobbiamo depilare i piedi. Ma perché poi quando li depili, tipo, i peli scoppiano? Non lo so. Sono i fuochi d'artificio di peli. Questa è una nuova invenzione, non l'avevo mai sentita. Ti immaginatevi, andate tipo a Capodanno pieno di fuochi d'artificio di peli. Peli ovunque. Vediamo questo se è peloso oppure c'ha qualche problema. Ah, non si lava. Questo qua. Questo non si lava e quindi va bene. Ciao mamma, esco da là. Vado a farmi lavare i piedi dal dottore. Perfetto. Allora, si vede qualche altro problema, infatti. E c'ha anche i piedi pelosi. Allora, dato che io ho provato questa sensazione, taglia. Allora, faccio così, guarda. Ok. Ad occhi chiusi, dimmi se sto facendo qualcosa. Ok, sì, stai tagliando. No, così stai buggando il gioco. Ah, pensavo di lavorare bene a occhi chiusi. Invece, no, Dani, bisogna lavorare con gli occhi aperti. Certo, allora, io chiuderò gli occhi e ora ti toccherò un punto e ti aggiusterò il naso. Guarda. Come fai a sapere che mi tocchi il naso? Vedi, te l'ho detto, è difficile. Sì, perché mi sto scansando. Robby, non voglio che mi tocchi. Ok. Però, Robby, tu non hai voluto fare il VIP questa volta. Io ho deciso di farla. Ma questa è Chiara Ferragni. Ma che Chiara Ferragni? Guarda qui, Robby, la mia VIPettona. Okay. Questa è Chiara. Stai facendo i piedi di Chiara Ferragni. No, Robby, ti dico che non è Chiara Ferragni. Come fai a saperlo? Guarda, i piedi sono grossi. È Chiara Ferragni con i peli. No, non hai i piedi. Chiara Ferragni ha i peli sui piedi. No, Robby. Ah, Chiara, se magari stai guardando questo video, tu o Leone o che ne so, Vittoria, dimostraci che non hai i peli sui piedi. Come ce lo deve dimostrare? Ci deve inviare la sua foto dei piedi. Non lo so, qualcosa del genere. Vabbè, Robby, allora io mi sono stancata di fare sempre le stesse cose perché io voglio un evento strepitoso. Ma tu hai visto che scoppietta dopo che togli il pus vermiciato? Sì, Robby, e stiamo iniziando anche ad essere molto bravi. Guarda, abbiamo anche le pinze da pedicure. Beh, te lo volevo dire, Dani, servivano proprio delle pinze da pedicure nuove perché ormai le persone non sanno più cosa fare. Abbiamo anche migliorato la nostra postazione, abbiamo anche una sedia per sederci e anche una piantina, direi che è perfetta. E direi anche che se rivolete questo gioco scrivete qui sotto nei commenti più piedi e risolveremo questo caso qui. Ah, è nuovo questo? Sì, Robby. Vabbè, facciamo questo e poi chiudiamo, Robby. No, lo facciamo solo se scrivete più piedi nei commenti. Vabbè, ciao.